circa 20.000 passeggeri trasportati dal 1 giugno alla prima settimana di ottobre. Sono i numeri di Trillo, il servizio di trasporto pubblico a chiamata presentati dai vertici aziendali di Dolomiti Bus in una affollata conferenza stampa a Palazzo Rosso. Il servizio funziona, almeno secondo i numeri esposti dall'azienda. In 4 mesi si registra un aumento del 34% di passeggeri rispetto alle precedenti linee tradizionali. Circa 200 le prenotazioni giornaliere, il 70% via app e oltre 11.000 le richieste di contatti gestite dai call center. Significativi anche i risultati dal punto di vista ambientale. Grazie all'utilizzo di mezzi più piccoli, spiega Dolomiti Bus, si registra un risparmio di gasolio di quasi il 60%, con una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 48 tonnellate. E da gennaio, spiega il presidente della società Andrea Biasiotto, l'obiettivo è di ridurre da 2 a 1 ora il tempo per la prenotazione. Diminuendo il tempo di prenotazione si migliora, si efficienta ancora di più, però non è una cosa semplice, dobbiamo sempre ricordare che non è un taxi e non ha neanche il costo di un taxi, per cui più si riduce il tempo di prenotazione e più aumenta esponenzialmente la difficoltà di gestire il servizio. Un servizio, quello a chiamata, che funziona anche secondo la vicepresidente della regione Elisa De Berti, presente a Palazzo Rosso. Il trasporto a chiamata è una delle misure che abbiamo voluto fortemente in Veneto, le sue parole, e se in un primo periodo l'adesione da parte dei gestori è stata fredda, oggi possiamo dire che avevamo ragione, visti i numeri. Eppure le critiche non mancano da parte di quegli utenti, soprattutto le fasce più anziane, che si trovano di fronte ad un taglio delle corse classiche e trovano difficoltoso il sistema di prenotazione. Sinceramente noi prendiamo in considerazione i reclami di tutti per migliorarci quotidianamente. Sinceramente il servizio urbano, stiamo parlando del servizio urbano, rispetto all'anno scorso abbiamo aumentato di circa il 20% i chilometri e del 34% le persone trasportate. Per cui io credo che questo non sia solo una cosa che diciamo noi, ma sono i numeri che testimoniano che il servizio funziona. Come tutte le cose, sono migliorabili.